Bentornati con Blue Reflection, ragazzi. Siamo sempre nelle missioni secondarie dell'intermezzo con Fumio. Allora, si è aperta una nuova missione, Singhiozzi. Dicono che se singhiozzi 100 volte di fila morirai, quindi sono preoccupata per questa ragazza che non la smette di avere dei singhiozzi davanti al portone principale. Puoi aiutarla? Ah, c'è da Chihiro questa missione. Andiamo a aiutare quindi la ragazza dei singhiozzi, davanti al front gate, quindi facility front gate, eccoci qua. Spero di finire presto, così magari in questi episodi che faccio oggi possiamo dedicarci alla prossima parte della storia principale, che sarà un episodio molto dolce amaro, ma va bene così, del resto non può essere tutto rose e fiori. Blue Reflection ce l'ha anche di realismo con la psiche, a parte con Inako che c'ha c'ha tutte le esperienze del mondo e capisce tutti. Vabbè, allora, eccola qui. Che cosa sta... ferma! Singhiozzi! Ecco quello che dice, andiamo, zona della paura, si capisce dall'area viola. Si dicevo, Blue Reflection mi è piaciuto perché è molto realistico con i rapporti e tutto. Però l'unica cosa un po' irrealistica è che Inako, cioè, solo perché faceva il balletto, ha tutte le esperienze del mondo e capisce tutte quanti. Vabbè, è tipica cosa dei protagonisti degli anime, che hanno tutte le esperienze del mondo, capiscono tutti, aiutano tutti. Comunque sia, ecco, dobbiamo sconfiggere 5 di questi tipi con le ali rosse. Andiamo. Per un attimo, ragazzi, mi sono preso un coccolone perché credevo di aver perso degli episodi importanti, che è un errore da dilettanti che non faccio da non so quanto tempo, ma... Allora, una volta, come sapete, l'ho fatto in Crash Twin Sanity, che ve ne ho parlato per un episodio intero di tutto questo. Poi, con Sonic the Fighter, sulla mia vecchissima guida, manca l'episodio 9 in cui combatto Metal Sonic. Proprio perché, appunto, perché ho perso l'episodio... facendo una cazzata di eliminare i video. Cioè, come sapete, Sonic the Fighters, per chi non lo sappia, allora, facciamo le cose con ordine. Per chi non lo sappia, Sonic the Fighters l'avevo fatto con mio fratello. Mio fratello a quei tempi era molto zelante con i video, cioè voleva andare subito avanti, avanti, avanti. Neanche mi lasciava il tempo di cancellare gli episodi falliti, che io gli episodi falliti li cancello subito e vanno cancellati subito, perché poi, quando riesci a fare l'episodio vero e proprio, quello che deve essere caricato, magari fai confusione e cancelli l'episodio che ti è riuscito bene e lasci quello fallito. Ecco, è successo con Crash to Insanity. È successo con Sonic the Fighters. Che ho cancellato l'episodio venuto bene tralasciando l'errore e confondendo tutto. No, non si gli episodi falliti non si cancellano a lavoro finito. Si cancellano subito lì sul momento. Poi è una confusione. Che si tratti di videocamera o programmi per registrare... non credo di essere l'unico che ha sbagliato a cancellare un episodio venuto bene e tralasciare uno fallito, no? Penso che questo errore ci sia capitato almeno una volta. Allora, eccolo là, un altro di quella tipologia di nemici, vai. Saltino qui. Ancora due sfere, dai. E sconfiggiamo questo tipo di nemico qua, con le ali rosse. Dico con le ali rosse perché il suo vero nome è... e Cristallina Antonsic, col cazzo che dico il nome intero per tutto il gioco adesso, vai. Ammazziamo. Intanto il nemico che credevo esclusivo della zona della rabbia c'è anche qui nella zona della paura. Andiamo, dai. Siamo a 3 minuti. Grande. Ancora 2. Ecco, lì c'è un altro di quel tipo. Però, allora, devo sconfiggere altri due nemici, no? Allora, andiamo a prendere solo questo. Quasi quasi completiamo la quest di Yuzu, ragazzi. Che sì, ho detto la faccio off camera, ma tanto manca pochissimo per completarla. Ecco, con questa ordata facciamo fuori i demoni richiesti per la missione. E poi ci basta trovare altre sfere luminose. Soltanto 2, mi sembra, o 3. Quindi andiamo. Dai che siamo abbastanza veloci e potenti da anticiparli tutti. Ecco qua. Baseball. E via. E si vince di prepotenza senza neanche dargli un attacco. Infatti ve lo avevo anticipato qualche episodio fa, che quando saremo abbastanza forti non daremo il tempo ai nemici neanche di attaccare. Cioè ci basterà
iniziare il combattimento, spammare la mossa più forte e avremo già vinto. Ora non siamo proprio ancora a questi livelli, però siamo già abbastanza forti da impedire ai nemici la prima mossa e vincere con già i turni iniziali a nostra disposizione, per cui va già benissimo così. In acqua ancora Capitan Ovvio, questo fa abbastanza paura, it's kinda creepy, fa abbastanza paura e ci credo, siamo nella zona della paura. Così come la zona della sofferenza. Questa zona è sommersa d'acqua. Ah, Inako, non la finirà mai di stupirci. Oh, bene, l'ultima, guarda, la vedo là. Andiamo a prendere quella sfera. Perfetto, e ora possiamo anche uscire dal common, vai. Uscire dal common e fare rapporto a Yuzu e Lime. Per ottenere i nostri grow points, vai. L'abbiamo curata dal singhiozzo nel common, quindi... Non sapevo che andare nel common si poteva curare il singhiozzo, ma lo terrò presente. Allora, classe prima A e finiamo ste missioni secondarie. Fai rapporto a Yuzu e Lime. Sì, che facciamo rapporto a Yuzu e Lime. Attività riportata. Perfetto. E ci sono i nostri punti crescita. Ale. Dunque, mettiamo... occupiamoci un attimo dell'attacco. Portiamo l'attacco a 10, dai. Poi magari si porta anche la tecnica a 7, però prima portiamo l'attacco a 10, che raggiungendo il valore 10 di attacco si imparano delle skill abbastanza utili. Sono quelle neutrali con le doppie stelline che tornano comodo quando le mosse principali delle nostre protagoniste non hanno effetto, non hanno mai effetto sui nemici. Ecco, quando quelle non hanno effetto si passa agli attacchi secondari, no? E come sapete, per esempio, Yuzu nella zona della paura, tutte le sue mosse non fanno niente, così come le mosse di Lime non fanno niente ai nemici della zona della rabbia. Semplicemente, no, aspetta, stay, devo invitare Chihiro a uscire. Semplicemente, ecco, dicevo, si va con gli attacchi, quelli di con l'icona delle due scintilline, e lì riusciamo a fare qualche danno. Allora, no, aspetta. Courtyard, ecco, il cortile della scuola. E Chihiro ancora non l'abbiamo invitata, volevo farlo prima, ma non potevamo perché... C'era da fare con Fumio prima e non me lo lasciava fare. Ecco, finalmente facciamo la nostra prima uscita con Chihiro. Invito, vai. Station, stazione, anche questa è abbastanza comune. Andiamo. Saltiamo i dialoghi che tanto è inutile. Ah, e ci ritroviamo a casa, bene. Possiamo fare qualcosa? No, allora andiamo a dormire. Adesso dovrebbe cominciare. Sì, comincia la nuova parte della storia. Ehi Kaori, sei libera questo pomeriggio? Quante volte devo dirtelo? Non tornerò a fare atletica leggera. Ah, non fare così. Non devi neanche correre. Se non devo correre, allora che cosa dovrei fare in primo luogo? Guarda, cosa devo fare? Devo essere la tua portatrice d'acqua ogni volta che correrai? No, non volevo dire che... Sì, sì, ma passerò. Passo. Inoltre ho altre cose da fare. Davvero? Che cosa? Giochi. Sul tuo smartphone. Kaori, ma è quello che... Ma non fai altro che far quello adesso. Guarda, è la mia vita e posso farci quello che voglio. Smettila di infastidirmi. Quelle due ragazze stanno litigando? Oh, sono così il più delle volte. Rikachin e Kaorin... Rikachin vuole che Kaorin torni a fare atletica leggera. Rikachin? Kaorin? Rika Yoshimura e Kaori Mitsui. Erano amiche di atletica leggera alle scuole medie, ma Kaori ha smesso quando sono entrate alle superiori. E così inizia un altro intermezzo. Baton, ring and on your marks. È il testimone, sarebbe. Perché hai smesso ad ogni modo? Eri più veloce di me. Questo è davvero uno spreco. Sì, sicuramente sì. Hai detto che sono veloce, ma... non mi farebbe vincere Interhigh. Che provate a cercarlo sul traduttore. Il traduttore bastardo me lo mette Interhigh. Quando io cerco le parole, accidenti, dovrebbero comunque... Vabbè, lasciamo perdere il traduttore, proprio fa schifo a volte. Non importa quanto allenamento faccio. E finché... ma a me va bene, ho finito. E finché non vedo risultati e non miglioro, a me va bene così. Ma vincere questa cosa non è tutto. C'è molto di più che puoi fare. La passione che senti quando ti passano il testimone.
la felicità di poter sorpassare i tuoi limiti. Forse pensi tu così, Rika? Beh, io posso parlare solo per me stessa. Oh, giusto! La tua compagna, la tua compagna di classe più grande e preferita vuole vedere anche te. Vuole? Non è grandioso vedere Miki di nuovo? Sì, sicuro. Ma certo che lo è la ragione per cui abbiamo iniziato l'atletica leggera. Abbiamo pure migliorato il suo tempo di 100 metri. Cioè, superato il suo record dei 100 metri. Ecco perché dovremmo vederla e... No, grazie, passo. Eh? Sono felice di vedere che... Che tu... Cioè, tieni ancora a lei. Fammi sapere se c'è qualcos'altro, ok? A dopo. Kaori, aspetta! Quindi tutte e due hanno iniziato atletica leggera perché avevano qualcuna a cui si ispiravano. Posso... Cioè, I can relate, posso capire. Dopo le lezioni. Insomma, Inako è preoccupata per Rika, che la vede lì sospirare, e quindi va a parlarle. Ehi, Yoshimura. Oh, oh, ciao Shirai. Soltanto Inako va bene. Che cosa c'è? Mi stavo chiedendo se stavi a posto. Mi sembravi un po' giù di corda oggi. Rika, eh? Puoi promettere che non lo dirai a nessuno? Certo. Te lo dico, devi tenerlo segreto. Ma che cosa ci vorrà dire Rika di tanto segreto? E lo scopriremo nella prossima parte, anche se voi di sicuro avrete già potuto leggere il sottotitolo lì. Ciao.